Let's go, bitches! Piccolo gameplay con Cam e Bisonte su Overlord, se non sbaglio si chiama questa mappa. Comunque, iniziamo subito con cosa voglio fare in questo video. Voglio spiegarvi come potervi approcciare al competitive, come avvicinarvi, come iniziarlo a giocare. Per prima cosa, le basi. Il competitive si basa su dei settaggi chiamati MLG, Major League Gaming o Decerto. Ora i settaggi sono unici, quindi è indipendente dove li vedete, sono quelli i settaggi. Per cercarli vi basta andare sul sito gamebattles.com, avete comunque il link qui sotto, per poter vedere quelli che sono i settaggi MLG, che sono quelli giocati nelle competizioni, o quelli chiamati COD Esports. Se voi andate in partita privata e premete start, vi metterà i settaggi COD Esports e potrete così farvi le classi, vedere cosa è bannato, cosa no, eccetera eccetera. Si giocano tre modalità, sono Blitz, Dominio e Cerchi e Distruggi. Detto questo, parliamo un po', si gioca 4 contro 4, quindi 4 persone. Sfortunatamente, o forse fortunatamente, dipende da come lo si vede, non ci sono dei ruoli ben definiti questa volta nei settaggi esports. Non è come allo scorso code, c'era un'ancora, c'era uno slayer, c'era SMG objective, SMG support e così via. No, questo qui si gioca solitamente con 3 SMG e una R. I ruoli sono molto variabili, si può giocare pure con 4 SMG o con 2 R, 2 SMG, dipende dalla mappa, perché per esempio una mappa come Octane richiede 2 R solitamente o 1, ma una mappa come, che ne so, Sovereign o Strike Zone, pure 4 SMG può essere giocato tranquillamente, o si può switchare durante la partita a seconda di cosa si ha bisogno. Comunque, oltre a questo, dobbiamo anche parlare di come poter iniziare a giocare Decerto. Ovviamente non è che uno può svegliarsi la mattina e prende e va a fare tornei, non funziona così. Allora, per prima cosa, il mio consiglio è di trovare delle persone con cui vi trovate bene, sia nel senso quando ci giocate assieme, ci parlate eccetera eccetera, sia come giocano, sono persone brave a giocare, hanno lo stesso impegno vostro, che è sicuramente la cosa più difficile da trovare, delle persone che si vogliono impegnare come voi. Già ne ho parlato in un mio video, quello sulla mentalità italiana, comunque sull'attitudine degli italiani, ma non lo so, ci sono queste persone, esistono. Il mio primo consiglio, se volete iniziare, siete alle prime armi, beh, è sicuramente giocando Lega. Ora, su COD Ghost è stata aggiunta una sorta di modalità Lega che potete trovare andando su Trova Partita, Clan vs Clan, Obiettivi Clan. Come vedete su Obiettivi Clan c'è scritto modalità obiettivi per clan 4 contro 4, regole COD Sports. Quindi è proprio perfetto e si può iniziare a giocare. Quando avete preso un po' più di confidenza con la modalità, quindi cominciate a vincere a rotazione, vincete pure di tanto, tipo 110 a 5, cose del genere, cominciate quindi veramente ad essere migliorati, quindi ci vuole del tempo, dovete giocare fino a che diventate più forti, vi potete approcciare a giocare con giocatori stranieri o italiani. Come trovare queste partite? Bene, ora vi dirò un elenco di siti a voce, ma che metterò sotto comunque in descrizione, che sono questi. Per prima cosa parliamo di quelli italiani, sicuramente addicted2play.com, poi gamer-crew.com, che sono quelli italiani sicuramente. Per i tornei potete andare su Personal Gamer o ESL Italia, che starebbe per Electronic Sport League Italia. I link sono tutti sotto. Per quanto riguarda giocare amichevoli o fare delle partite contro, cioè amichevoli a volte possono essere prese molto sotto gamba, alcuni team non giocano al massimo, e ci sono altri siti pure come Game Battle. Per cosa partiamo dalle scrim? Come trovare una scrim, cioè partita d'allenamento, S-C-R-I-M, scrim. Allora, vi basta andare sul sito decerto.net, registrarvi, andare su forum e andare nella sezione di Call of Duty Ghost. Ci sarà una sezione chiamata proprio Call of Duty Ghost Scrim. All'interno ci sarà Scrim Now Thread, dovrete trovare EU, ci sarà scritto sicuramente, quindi vi basterà trovare quello e vedrete che la gente posta nomi in continuazione. Cosa vuol dire? Voi potete invitare quelle persone, quindi farle giocare sul vostro host, o essere invitati, quindi giocare su host straniero. Come si fa? Basta postare la propria gamertag e aspettare che sia invitati. Se volete giocare contro full team o team decenti, ricordatevi di scrivere good teams only o full teams only, così è un buon modo per iniziare. E questo è anche un modo per cominciare a farsi conoscere. Poi, il passo successivo, quando avete preso ancora più confidenza, è andare sicuramente su gamebattles.com ed iscrivervi a quella che è la ladder europea. Io sto parlando tutti con questi termini, ma se dico ladder e voi andate su Game Battles, trovate proprio scritto ladder, quindi vi iscrivete a Ghost, alla ladder EU, quindi europea di Ghost, e cominciate a giocare. Vi consiglio di giocare con i settaggi MLG. Quando voi create un match, perché una volta creato un team su Game Battle e invitato quindi i vostri compagni, che devono crearsi quindi un account e accettare l'invito al team, perché voi dovrete cercarli se siete il leader,
Dovrete andare su Find a Match. Una volta andati su Find a Match, potrete accettare uno dei match, quindi guardate i settaggi, guardate le restrizioni, perché su Game Battle cercheranno tutti di incularvi o di fare delle prove fake se perdete e così via. Se perdono, scusate, o vincono, cioè, quindi state attenti. Dovete andare su Find a Match e quindi vedete i vari match che sono stati postati. Posso andare da un 3 contro 3 fino a un 9 contro 9. Comunque, voi dovete fare poi Create a Match. E sotto quello dovete selezionare i settaggi MLG. Ci sarà proprio una spunta dove metterlo e vi metterà tutti in automatico. Quindi è facilissimo. Dovete poi solamente aggiungere i giocatori che giocheranno quella partita e basta. Si può giocare una partita ogni 30 minuti. Ricordatevi che prima di postare quindi un altro match dovrete riportarlo e via. Quindi sicuramente questo è il modo più semplice per iniziare a giocare. Ma ora passiamo a quello per chi ormai ha passato la fase, diciamo, allenamento e partite di Game Battle, perché partite di Game Battle hanno sicuramente un valore più alto rispetto a partite d'allenamento. Questo perché Game Battle la gente si vende l'anima per vincere, quindi fidatevi. Comunque, andiamo avanti. Allora, dicevo, cosa si fa una volta arrivati a questo livello? Bene, ovviamente il primo passo è sicuramente farsi Twitter e cercare di mettersi in contatto con quelli che sono i giocatori della scena europea e quindi cominciare ad avvicinarsi a loro e cercare comunque di giocarci contro. Quindi un buon modo è sicuramente facendosi un nome su Game Battle, facendo magari un record molto alto o almeno andando nella prima pagina della classifica, perché voi giocate dei match di classifica, cioè che se vincete prendete dei punti e quindi salite in classifica, se perdete perdete anche punti e quindi scendete. Quindi è parecchio difficile, richiede un sacco di costanza e di allenamento. Non pensiate che si possa vincere in una settimana subito così, ci vuole tempo e dedizione, soprattutto dedizione, che è la cosa fondamentale, che può far accelerare o rallentare, ovviamente dipende da quanto una persona ne ha. Comunque, dicevo, è sicuramente fare tornei. Dove ci sono i tornei? Sul sito della Gfinity. Se voi cercate Gfinity, troverete proprio un sito dove ci sono vari tornei online che si partecipa pagando. Dovete prendere dei credit pagandoli tramite PayPal o non lo so, carta prepagata e così via, per poi giocare, e si vincono ovviamente soldi. Oltre a questo trovate sempre tornei su addictedtoplay.com, gamer-crew.com e ESL Italia o Personal Gamer come è chiamato, e trovate anche tornei su quello che è Game Battles. Game Battle propone quelli che sono i tornei comunque della Gfinity, sempre a pagamento, con i crediti che si prendono sul loro store, che si pagano sempre tramite carte prepagate e così via. Io, ragazzi, ve lo dico subito, non vi aiuterò con l'inglese e con queste cose, perché mi aspetto che almeno vi mettiate un pochino voi con la vostra testa, vi mettete lì a smaneggiare, a vedere come funziona, perché ovviamente se voi avete un problema, che magari un team, che ne so, vi ha riportato la vittoria per loro quando invece avevano perso, dovete ingegnarvi voi, ragazzi, perché è pure un modo, capito, di cercare di capire come funzionano le cose, ed entrate in un meccanismo molto più grande e poi diventa ovviamente molto più semplice se ci sbattete la testa voi. Comunque, dicevo, anche altri tornei li potete trovare comunque se andate su Deserto, sempre nella sezione di Call of Duty Ghost. C'è una sezione che riguarda proprio i tornei e le One Day Cup. Le One Day Cup sono i tornei tutti in un giorno. I tornei sono tornei che hanno una certa durata in base al numero di team o alla durata che vogliono fare gli amministratori del torneo. Io spero di avervi aiutato con questo video. So che molti di voi chiedevano come poter iniziare. Io vi ho fatto una sorta di scaletta, partendo da giocare match di Lega o come vengono chiamati obiettivi clan su Ghost, fino ad arrivare e passare comunque per le scrim, partite di Game Battles e infine tornei, e quindi cominciare a farsi un nome, che poi è quello il modo, perché facendosi un nome arrivano sponsor, arriva gente che vuole giocare contro i deboli, provare eccetera eccetera, si fa un nome eccetera eccetera. Spero vi sia piaciuto questo video, bitches, perché ci ho pensato un pochino prima di farlo, perché non sapevo se poteva essere utile o no, ma poi ho capito che magari è un po' difficile per le persone che si approcciano cercare, diciamo, di essere autodidatte, perché io per esempio di Game Battle l'ho saputo per conto mio e mi ci sono sbattuto molto, ma molte volte in Italia non persone venendo da pubblica comunque o da un ambiente molto più ampio e non ristretto e selettivo come quello delle sports possono un pochino perdersi in questa cosa e non sapere nemmeno l'esistenza di certi siti o come poter iniziare. Io spero di avervi aiutato, bitches, ci sentiamo al prossimo video, let's go!